Random, ma tu che microfono usi? Random, ma tu che computer hai? Random, ma tu cosa usi per registrare? Random, ma tu che cuffie usi? Beh, dopo questo inizio senza senso, direi di cominciare con le cuffie. Queste. Beh ragazzi, spero si vedano, innanzitutto prima di star lì, aspetta, non ci sto! Eccole qua. Comunque, a parte le stupidate ragazzi, ci tengo a ringraziare prima di tutto Luke4316 di tutto il network dei GG e iTech per avermi fornito queste cuffie, che adesso andremo a vedere più nel dettaglio. Beh, prima di tutto vi faccio vedere come si presenta la scatola, ragazzi. È questa qua, spero si veda bene. Questa è la parte frontale e questa è la parte invece quella posteriore, ragazzi. Ma direi quasi quasi adesso di andare a vedere veramente nello specifico. Le cuffie in questione sono le Scorpion Unicorn ETH8311. Sono proprio delle cuffie nate per il gaming, quindi sono fatte proprio apposta per il gaming. Andiamo a analizzarle ancora meglio, ragazzi, e troviamo il tipo di connettore, ragazzi, è un 3,5 mm stereo, molto comodo, quindi tutti possono metterlo in qualunque PC. Di nuovo ci sottolineano che comunque sono cuffie da gaming, quindi sono perfette per il gaming. Il microfono ruota a 180 gradi, quindi possiamo regolarlo come vogliamo e chiuderlo o aprirlo quando vogliamo. Ci dice che sono davvero soffici dove ci sono i padiglioni auricolari, il tessuto è veramente soffice, io l'ho provato, è veramente veramente soffice. L'unica pecca secondo me invece è che non avvolge completamente l'orecchio, quindi l'isolamento esterno non è proprio il massimo. Non sono male ragazzi, se voi fate 3-4 ore di gaming non vi stancano perché sono leggere al contempo. La lunghezza del cavo ragazzi è quasi 2 metri perché è 1,80 m, quindi molto comodo avere il cavo abbastanza lungo così possiamo muoverci, spostarci agevolmente. Il range della frequenza, ragazzi, parte da 20 Hz a 20.000 Hz, quindi non è proprio il massimo, ma fidatevi, per il prezzo che hanno queste cuffie, sono davvero ottime. Per avvicinarci al mondo del gaming, sono perfette. Una cosa strafiga che non ho detto, ragazzi, è che sono dotate di regolatore indipendente del volume. Quindi noi possiamo indipendentemente, senza dover andare chissà dove, alzare il volume, abbassare il volume indipendentemente dalle cuffie tramite questo regolatore. Quindi ragazzi, che dire, se volete acquistare queste cuffie andate in descrizione, troverete i link per andare a acquistarle. Sono veramente ottime, fidatevi. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Ora almeno sapete quale cuffie utilizzerò io da adesso in poi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video. Magari ne arriveranno altri. Un bel pollicione in su e al prossimo video. Ciao!